Allora, diamo la parola prima al suo figlio e poi... Ah, ma suo figlio non ha chiesto. No, prima di prendere la discussione, possiamo sospendere 5 minuti perché ci troviamo tutti i capigruppo? No, non sospendo perché i capigruppo hanno già discusso. Sì, ma un momento, scusa, abbiamo discusso con un testo completamente diverso. Allora, i capigruppo servono quando si può decidere il capigruppo. Siccome la decisione in ogni caso è del consiglio, non del capigruppo, e dunque deve avere il capigruppo. Sì, grazie Presidente. Ma delle volte mi sembra, forse non mi sono spiegato bene, anche il consigliere Rossi e il consigliere Formati probabilmente non hanno capito di cosa stiamo parlando. Allora, prima considerazione, non è vero che il Presidente non è stato smentito dal Comando, perché almeno una volta è stato smentito, prima considerazione, perché alla dichiarazione del Presidente che l'ha ritirata, il Comando ha detto tutt'altro. Forse avevo quel testo, ma questo non è conosciuto. Seconda considerazione, scusi Presidente, rispetto invece al fatto che si possa discutere o meno, io dico qual è la mia posizione, e cioè il fatto di prendere atto di un errore e di inserire il punto all'ordine del giorno, poi se sono stati dei problemi per cui si è verificato non essere e non si discuta il punto, è un'altra questione. Cioè io non sto dicendo che il punto debba essere discusso, però secondo il mio punto di vista il Presidente dovrebbe prendere atto lui e non il Consiglio Comunale del fraintendimento, dopodiché il punto deve essere inserito all'ordine del giorno perché per errore non è stato inserito, perché qua altrimenti se poi ci sono degli errori non si riesce a prenderne atto, credo che questo sia una cosa che non si può accettare. E dopo, per quanto mi riguarda, se si dovesse ritenere che procedendo nella discussione e nella deliberazione questa potesse essere inficiata, allora è un'altra questione. Ma il fatto che venga inserito il punto all'ordine del giorno, perché c'è stato evidentemente un errore, io lo chiedo, no? L'errore è stato fatto. Grazie Presidente. Sì, mi sembra che questo errore c'è stato. Mi sembra però, vista la tematica, è importantissima. Oltretutto, vista l'assenza del signor Sindaco, visto che ci sarà una riunione del Consiglio Comunale e ci sarà una commissione, io chiedo semplicemente, inseriamola, ma almeno scusiamo. Sicuramente la prossima commissione, nel prossimo Consiglio. Questo per me, scusi Consigliere Rosa, Consigliere Rosa, lei ha perfettamente ragione, c'è stato un errore, non è giusto che paghi il proponente. Dall'altro canto ha ragione Borsi e Cornacchi che dicono non è giusto per chi è assente questa sera, perché magari se si sapeva si discuteva di quello, quindi nel senso che sembra semplicemente buon senso quello che dice, quindi la prossima volta è solo per questo, ho dito proprio per l'importanza del tema, per le assenze e per quant'altro. Grazie. Grazie Presidente. Questo della delibera di indirizzo di un tema che ha visto Augusto Arsizio spesso e volentieri in Consiglio Comunale trattare questo tema, è un tema che si sta un attimino strappando. Consente che stiamo discutendo se in base al valore si può rimettere o no, non stiamo entrando sull'argomento. L'importanza di questo tema deve essere una cosa seria, se errore è stato fatto o male interpretazione c'è stata, nessuno dice niente di più, però l'importante è che venga rimesso all'ordine del giorno. Dopodiché se vogliamo discutere, anziché ognuno al proprio microfono, ma chiedere 5 minuti di sospensiva del consiglio con lei in modo tale che si chiarisca bene la questione, credo che sia fondamentale. 5 minuti non ci sfuggeva niente, insomma. Grazie. Chiedo 5 minuti di sospensione del consiglio, grazie. Sì, allora, chiarito che il sottoscritto non ha mai chiesto di ritirare, e questo è importante. E poco fa, la riunione del capigruppo aveva appena
mi pareva che il sottoscritto avesse chiesto di dire, oggi non è stato. Ed è per questo che poi siamo usciti con nulla di fatto dalla riunione. Nel frattempo c'è, è stato chiarito che il ritiro non l'ho chiesto, è stato chiarito che qualcuno vuole discutere. Allora, se qualcuno vuole discutere più avanti, vorrei capire, e quindi chiedo anch'io la riunione del capogruppo almeno per altri 10 minuti. Vabbè, insomma, il tempo necessario per poter avere chiarimento, perché nel frattempo io vorrei sapere come proponente, penso che i colleghi che hanno firmato come documento, a che pro andare a discutere il prossimo possibile. Si è pensato a una commissione, si è stato un ulteriore approfondimento o perdiamo solo tempo? Questo vuol sapere. E questo vorrei che si chiarisse tra i capigruppo però, e neanche il ufficio di presidenza, ma tutti capigruppo diverso. Allora, ripeto, abbiamo già discusso. Prima sì, poi chiediamo anche, c'è l'ufficio di presidenza, ci sono il capigruppo, c'è anche il consiglio di presidenza, possiamo anche convocare tutti a mezzanotte, andiamo a casa e non abbiamo fatto niente. Ecco, magari si finisce anche la giunta al tasto per perdere il tempo. Possiamo farlo di aspettare via Castellanza, c'è un'altra cosa. Qualunque cosa, qui la questione procedurale, forse non l'abbiamo capita, la questione è, c'è stato un errore, un punto che avrebbe dovuto essere messo all'ordine del giorno non è stato messo. Questo mi assumo anche le mie responsabilità, visto la lettura del verbale. A questo punto, indipendentemente dall'importanza, perché non ha importanza se il punto è importante o no, faccio apposta il vestigio di parole. La questione è, se per un errore, lasciamo perdere chi è imputabile, un punto non è all'ordine del giorno, possiamo inserirlo, diciamo, a forza durante la seduta oppure no? La mia interpretazione è no, e la mia interpretazione è secondo l'articolo 18 del regolamento. Siccome per quanto non disciplinato per particolari circostanze su cui sorgono questioni interpretative, le determinazioni sono mandate dal Presidente sulla base dei principi generali, sentito eventualmente il segretario comunale, io ho sentito il segretario comunale ed è d'accordo con me.